Radio Radicale, siamo con il senatore Liris di Fratelli d'Italia, membro della Giunta del Regolamento, che è stato anche nominato relatore sulla legge di bilancio, per parlare con lui delle decisioni che avete preso oggi sul gruppo che fu del Terzo Polo. Allora, che ha cambiato nome diverse volte, allora ci spiega in che termini diciamo, avete trovato un accordo e soprattutto che altri passi dovranno essere fatti. Sì, la situazione non era affatto facile da sbrigare, doveva essere una prerogativa chiaramente dei componenti del gruppo, ma non andavano chiaramente per la strada giusta, non si riusciva a trovare l'accordo perché di fatto la parte di quel gruppo che fa parte di Italia Viva, che comunque è riconducibile a Renzi, di fatto rivendicava il poter cambiare a maggioranza, avendo il capogruppo Borghi, indicato un altro nome per quanto riguarda il gruppo. In questo caso il cambio del nome prevedeva la sottrazione dal nome intero della parte azione, quindi di fatto veniva privato della parte di azione riconducibile a tutto l'ambito di Calenda. Pertanto La votazione si era svolta senza la presenza dei parlamentari di Azione. certamente perché sapevano di essere minoritari, non l'hanno fatta, ma i numeri chiaramente danno ragione all'interno di quel gruppo madre, quello uscito dall'elezione, alla componente di Renzi. Nel momento in cui si va a dividere l'ambito di Italia Viva dall'ambito di Azione, va a succedere una cosa molto semplice, che si devono dividere i gruppi e portare con sé anche le risorse economiche e in termini personali assegnate ai rispettivi gruppi. Se ci fosse una decisione autonoma di lasciare un gruppo, il regolamento del Senato non prevede ci sia la possibilità da parte di chi va via volontariamente di conservare le risorse assegnate nel post-elezioni. È tutto qui che diciamo, verte la situazione, oltre che anche da un punto di vista politico, perché lasciare un gruppo significa aver tradito la fiducia degli elettori. In questo caso i componenti di Italia Viva creavano di fatto le condizioni di impossibilità di sopravvivenza politica per quanto riguarda quelli di Azione, che potevano essere costretti ad andare via. In alternativa dovevano di volta in volta votare in dissenso rispetto a una componente maggioritaria. Questo chiaramente può sembrare un artificio elettorale o di palazzo, ma in realtà parliamo di due gruppi che si separano e chiaramente se il gruppo maggioritario conserva tutte le risorse che sono assegnate nel post-elezioni e di fatto cambia il nome, di fatto vince la battaglia totale del confronto interno dei numeri. Quindi Italia Viva. In questo caso Italia Viva. Quindi cosa si è deciso in maniera salomonica? Aveva già fatto il presidente La Russa da pontiere, provando a non far litigare le due parti, pensate un po', veramente sembrava un divorzista all'opera, provando a conservare per chi rimaneva nel gruppo originario e per chi andasse via le risorse che comunque in proporzione Quindi c'è anche un spettavano. accordo economico che dovrà essere definito. Ma due sono le cose importanti, l'accordo economico e il segretario d'aula che è la Versace, che chiaramente a quel punto non spetterebbe più Che tra l'altro in questo periodo è indisposta, è credo. indisposta, però diciamo è riconducibile al gruppo di Azione, Sì. quindi non al gruppo maggioritario del gruppo che poi diventa Italia Viva Certo. perché toglie la parte Azione dal nome, dal sottopancia dei Certo. senatori che intervengono. Pertanto la capacità di persuasione da parte del Presidente La Russa ha avuto la meglio, ci sarà una conservazione delle risorse per entrambi i gruppi, anche per quelli di Calenda che andranno al gruppo misto,
perché non faremo in modo che loro vadano via spontaneamente, ma diciamo è la Giunta per il Regolamento che li invita, li esorta caldamente ad andare via. Questo tipo di escamotage fa, senza aumentare i costi per il Senato, fa conservare loro, quindi fa subire una decisione a loro che a quel punto conservano, ma questo verrà deciso in Consiglio di Presidenza domani dal Presidente La Russa, conservano le risorse. Quindi questo escamotage e questo tipo di artificio è mirato a far rimanere, a far conservare. Ho capito. Anche allora, la praticamente loro se ne vanno, però scusi se lo dico così, beccano i soldi. In qualche modo si li dividono. Li mantengono nella quota in cui li avevano nel gruppo originale. Oh, adesso che succede? Per un momento transitorio riprendono il vecchio nome? In questo momento l'accordo prevede che per uno o due giorni, nell'attesa che si esprima il Consiglio di Presidenza presieduto dal Presidente La Russa, mantengono i due nomi, quindi non viene accettato dalla Giunta per il Regolamento il voto che c'era stato nel cambio del gruppo dove loro non ha, quelli di Azione non avevano partecipato. Quindi ritorna ad essere Italia Viva Azione e dopodiché avverrà tutto quello che dovrà avvenire nel corso dei prossimi due giorni. Pertanto si chiarisce tutto, viene meno la Versace come segretaria d'aula e si procederà poi alla nuova elezione. Quindi praticamente viene meno là, però loro verranno in qualche modo rappresentati nell'ufficio di presidenza del Senato? Questa è la grande domanda, perché a quel punto sarebbero due i gruppi non rappresentati. Italia Viva non avrebbe un rappresentante in Consiglio di Presidenza, ma neanche il gruppo misto avrebbe un rappresentante nel gruppo di presidenza, nel Consiglio di Presidenza. Pertanto si procederà poi ad un nuovo voto d'aula che potrebbe anche, per paradosso, confermare o riconfermare o rivotare la senatrice Versace, altrimenti l'Aula si determinerà in altra maniera, secondo accordi che però spettano in questo momento ai capigruppo. È stato difficile. Incredibile. Non mi era mai capitata una cosa del genere. Penso che non si auguri a nessuno di mettersi in mezzo a una lite tra la Russa che cercava di mettere d'accordo soprattutto Calenda e Renzi. Calenda e Renzi sono ingestibili. Certo. Vabbè, ci è voluto tutto il buon senso della Giunta del Regolamento. Per la Giunta del Regolamento che abbiamo preso veramente a cuore il tema perché. Perché per andare a risolvere un problema spinosissimo, che non doveva arrivare in Giunta per i Regolamenti, si finiva per andare a mettere le mani su prerogative dei gruppi, creando dei precedenti pericolosissimi per qualsiasi nuova evenienza di qui al futuro. Esempio, se fosse la Giunta per i Regolamenti intervenuta e sarebbe stata la prima volta sulla bontà di una decisione, cioè sul cambio del nome, significa che la Giunta per il Regolamento diventava sovrana rispetto a un regolamento interno di ogni gruppo che può cambiare nome in qualsiasi momento. Certo. Senta, lei ha capito, non le voglio chiedere troppo, se l'accordo per i soldi è 50-50 oppure in proporzione ai parlamentari? In proporzione ai parlamentari. Ah, ok, va bene. Come giusto che sia, ma potevano, andando via, invece di prendere il 100%, prendere il 30%. Quelli di Calenda. Invece cacciandoli via noi o invitandoli ad uscire caldamente, mantengono loro perché subiscono la decisione. Ho capito. Va bene. E come si dice, vissero tutti felici e contenti? Ma erano abbastanza soddisfatte entrambe le parti, secondo me non ci credevano neanche più loro se arrivasse a una decisione. Beh, almeno Calenda è riuscito a fare un accordo. L'ha portata a termine. È andato sia adesso nel gruppo misto, ci sarà la componente Calenda rappresentata a pieno. Va bene, grazie al senatore Liris che c'è stato così gentile da spiegarci tutti i passaggi. Complicatissima, però tecnicamente. Storicamente andranno a rivedere questa intervista per capire com'è andata. Assolutamente sì. Grazie senatore.